Primo Ecofestival dei giovani al Lago di Candia. Sì, in realtà la manifestazione è già alla sua 26esima edizione. Noi siamo però stati i primi a coniare un po' questo termine, mettendo questo prefisso eco, proprio perché si svolge all'interno del Parco Naturale di Candia, proprio perché la 2010 Canottieri Candia è molto molto sensibile alle tematiche dell'ecocompatibilità e del fatto che l'ambiente debba essere rispettato al 100% e la sostenibilità dello stesso. Il programma del festival coprirà un arco temporale di 3 giorni, dal venerdì pomeriggio a partire dalle 16:30 con una lunga diciamo parata e barra cerimonia d'apertura con le gare delle rappresentative regionali, per concludersi verso le 19 con anche tutta la parte istituzionale, giuramento, inno e alzabandiera. Giornata campale il sabato, perché dalle 8 del mattino penso fino alle 18-18:30 ci saranno serie di finali, uno ogni 3 minuti, di ragazzini dell'età compresa tra i 10 e i 14 anni, se ne attendono quasi 2000, per concludersi poi la domenica circa verso le 14. Ma ovviamente, come avete sentito, numeri davvero importanti, un indotto davvero pazzesco per il nostro territorio. D'altra parte, la nostra associazione ha come punto cardine proprio quello della promozione territoriale, oltre che chiaramente lo sviluppo del canottaggio e il cercare di portare in pratica i più ragazzini possibile sul lago e a fare questo meraviglioso sport. Quindi vi aspettiamo da venerdì 3 luglio alle 16:30 per concludere tutta la manifestazione fino a domenica verso le 14, 5 luglio ovviamente. Oggi viene anche inaugurato un trimarano elettrico. Come è nata la scelta di adottare questo trimarano e qual è l'obiettivo? Ma dunque, chiaramente l'obiettivo è sempre la totale ecocompatibilità. Diciamo che il canottaggio è già come sport uno dei più a contatto con la natura e i meno inquinanti. Ovviamente purtroppo il canottaggio ha bisogno di mezzi di sostegno, di sicurezza e diciamo che buona parte di tutti gli allenamenti è data proprio dal mezzo di assistenza con allenatore a bordo, un po' per questioni ovviamente didattiche e un po' per questioni, ripeto, di sicurezza. Il Parco Naturale di Candia ha un regolamento specifico che tra l'altro per fortuna io ritengo, perché è giusto preservare l'ambiente, impedisce l'uso di motori a scoppio o termici, che dir si voglia, sul lago. E quindi anche per questo motivo abbiamo deciso di fare questo ingente sforzo economico e tra l'altro totalmente a carico dell'associazione, proprio per far fronte e non interrompere l'attività sportiva. Ma in realtà di fondo, in fondo al cuore, in realtà siamo veramente molto felici di essere stati quasi costretti a farlo, perché insomma, la nostra associazione crede molto nell'ambiente e nel rispetto dello stesso. Chiaramente motivo di orgoglio per la 2010 Canottieri Candia, ma anche ovviamente per i produttori di Marcello Renna e la Wintent SRL, è che questo è il primo mezzo totalmente elettrico e a zero emissioni che possa seguire una gara di canottaggio olimpico. E, insomma, penso che si possa dire che oggi abbiamo fatto la storia della nautica in piccolo, ma abbiamo fatto la storia della nautica mondiale.